Dio diverso dal solito perché infatti non andiamo a parlare di gameplay, ossia ne andiamo a parlare in realtà ma uh, per vie traverse, quindi non vediamo del giocato, ma parliamo di gameplay in generale. Infatti, è notizia di settimana scorsa quando ero a Milano e quindi non sono riuscito a portarvi l'argomento, cosa che invece mi premeva. Uh, ossia che EA è stata citata in California praticamente per il Momentum. Quindi uh, è la prima volta che uh, effettivamente viene intentata una causa del genere contro, contro il colosso canadese. Uh, ci si chiede ovviamente: questi cosa abbiano in mano per aver intentato una causa, perché non è certo il bimbo di turno che magari perde in VL ha deciso di fare questa causa. Ma insomma, un autorevole studio legale che la porta avanti. Ma uh, insomma va a scoperchiare un po' un vaso di Pandora, no? una cosa che uh, sapevamo tutti quanti un po' uh, e che forse non abbiamo mai però dato troppo peso alla cosa. Ma vi dico io che la cosa non mi sorprende e vi dico immediatamente il perché e poi andiamo ad analizzare per bene il tutto. Perché già l'anno scorso in realtà... È uscito un documento mh, da parte degli sviluppatori di EA, ovvero un brevetto, il brevetto depositato da loro stessi per quanto riguardava il software di FIFA in generale, che conteneva proprio esplicitamente riferimenti alla difficoltà dinamica. Cos'è la difficoltà dinamica? Non è altro che una sorta di algoritmo che appunto va a modellare quella che è la difficoltà in game in base alle situazioni. E voi dite, eh, ma com'è possibile, visto che tu giochi contro l'avversario che è umano e non il computer, sì, ma l'avversario controlla un giocatore, gli altri 10 sono lasciati alla CPU. Quindi io ho recuperato questo brevetto, passerei onestamente a guardarlo perché ho evidenziato alcuni punti che secondo me sono cardine. Questo qui è tutto il brevetto, sono un tot di pagine che onestamente manco ricordo, una sorta di cinquantina di pagine, se volete posso anche lasciarlo in, in descrizione, ma quello che io voglio andare ad analizzare insieme a voi eh, sono quattro punti ehm, in particolare. Il primo è proprio lo 0001, parla di background. La cosa che innanzitutto ci deve saltare all'occhio è che si parla di software developers, ossia noi non stiamo parlando quindi di eh, un videogioco in sé, ma dobbiamo ricordarci che alla base di ogni videogioco ci sono dei software, quindi dei meccanismi che funzionano così come vengono disegnati. Quindi parla qui di software developers, quindi di sviluppatori di software, non di sviluppatori di videogame, ma ovviamente la base del videogame stessa, solitamente hanno come desiderio per i propri software di uh, creare engagement con i propri utenti il più a lungo possibile. Più a lungo l'utente è coinvolto dal software, maggiormente il software sarà di successo, ovviamente. La relazione tra la lunghezza del, dell'engagement uh, del, um, dell'utente e il successo del software è particolarmente vera rispetto ai videogames. Più a lungo un utente gioca un particolare videogioco, più a lungo l'utente uh, prova soddisfazione a giocare quel videogioco, maggiormente quell'utente continuerà a farlo. Ovviamente, quindi è chiaro: se io accendo FIFA 21 e dopo 7 patch non riesco a fare neanche un'azione, mi trigger, probabilmente vorrei lanciare il disco alla finestra. È chiaro che il gioco non è di successo e io non mi diverto. Se invece io accendo FIFA e magari, anche se non sono bravino, riesco a vincere le partite grazie a dei meccanismi, è chiaro che io sono contento, gioco a FIFA, spendo in FIFA Points e tutto quanto va a buon fine. Quindi già qui io, l'anno scorso quando lessi questa cosa, dissi, forse, forse. Punto 2, spesso uh, giochi che sono troppo difficili o troppo facili... Um, creano meno uh, divertimento per un utente, di conseguenza, l'utente è portato a giocare il gioco meno di conseguenza. Una delle sfide uh, di, un, uh, di un game development, quindi di, un, uh, di una persona che crea un videogioco, è di designare un gioco con di livelli di difficoltà che tengono il videogiocatore ingaggiato il più a lungo. Possibile. E già qua, già qua, livelli di difficoltà, livelli, quindi come se all'interno del gioco ci fosse la possibilità di modulare, ok, l'esperienza di gioco. E non è quella mera cosa di quando uno gioca offline, esordiente, principiante, bla 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 bla, no, perché quelle sono delle modalità predefinite. Questa qui è un meccanismo, un algoritmo sopito che si trova in tutte le partite, anche quelle contro la CPU. Quindi già da qui in qualche modo le mani vengono messe avanti da parte di A, ma la cosa non finisce qua. Io andrei al punto 28, eccolo qui, un'altra soluzione che può essere utilizzata in alcuni tipi di videogiochi competitivi come quelli di corsa, vabbè, è di variare l'abilità Dell'utente o um, la competitività dell'utente in base alla relazione che c'è tra uh, l'utente e la competizione. Per esempio, supponiamo che il videogame sia un videogioco di corsa. La macchina dell'utente può essere può essere resa veloce. Uh, oppure può essere resa uh, più lenta se l'utente sta andando bene. E può res essere resa veloce se l'utente sta andando male. Quindi questa soluzione può uh, risultare in quello che viene chiamato rubber band effect. Rubber band sarebbe in elastico, quindi se voi magari tirate l'elastico al massimo si fa più resistenza, mentre invece se la tirate un minimo meno resistenza, ovviamente. Uh, questa soluzione è spesso uh, ravvisabile dall'utente, insomma qua parla del veicolo, eccetera, eccetera. Come risultato, invece però di... Andare a ehm, interessare l'utente, l'utente potrebbe anche andare via dal videogioco. Ulteriori soluzioni: Questa soluzione può, ehm, può essere una, una sfida nell'essere implementata in alcuni tipi di videogiochi che non ehm, adottano misure contro uno specifico competitor. Quindi ragazzoni miei, qua la cosa si inizia a fare molto, molto puzzolente perché loro praticamente lo dicono. Chiaro e tondo, però dicono facciamo esempio un videogioco di macchine. Quindi loro per spiegare quello che è il meccanismo che al 99 su 100 è presente anche in FIFA, ma vi ripeto, secondo me non stiamo scoprendo l'America, però un conto è che uno magari ne ha evidenza e percepisce, un conto è che comunque lo legge alle parole dirette degli sviluppatori, il fatto che è chiaro ed è evidente che alle volte, durante la partita, anche se siete 100x il vostro avversario, L'avversario, per qualsiasi motivo, rimane all'interno del match, si gioca la partita e magari alla fine la spunta pure. Ok, un ulteriore punto uh, interessante è questo: alcuni software che abbiamo presentato includono un sistema e un metodo che performa dinamica difficoltà dinamica aggiustata. Ok, ulteriormente, questi embodiments. Uh, Performano questi aggiustamenti di difficoltà dinamica, utilizzano un processo che non è ravvisabile o oh, sono molto difficili da ravvisare, da, ravvisare da, um, da un utente. Quindi, è chiaro, magari noi lo percepiamo, ma non possiamo in, in alcun modo andare a capire se effettivamente sta avvenendo questa cosa. In alcuni embodiments ci sono uh, informazioni, quindi storiche, diciamo, del, una sorta di database all'interno del quale vengono messe queste informazioni all'interno di un machine learning system che genera e predicta un modello e si aspetta una durata del gameplay, per esempio un una, uno stimato churn rate, non so cosa siano retention rate. Secondo il quale l'utente... Uh, is expected to play, quindi si, ci si attende che l'utente gioca. Quindi magari se io accendo la weekend league, faccio 10-0, gioco tutto il tempo. Se invece io accendo la weekend league, la prima la vinco, la seconda la perdo ai rigori perché al 120 ⁇ la palla mi è andata fuori, alla terza la perdo perché al 90 ⁇ ho preso Palo sul contropiede, ho preso quello, sto 1-2 spengo. Tutte queste cose vengono inserite all'interno di questo computer che magari la settimana dopo, invece di farti prendere palo al 90 ⁇ al novantesimo, ti fa segnare, la partita dei rigori magari te la fa vincere, per farti giocare di più. Uh, prima o durante il gameplay il modello di predizione viene applicato in base a quelle che sono le informazioni raccolte in maniera tale che uh, può essere predetta quella che è uh, la durata del gameplay dell'utente, ok? Una volta basati su quella che è uh, la durata che ci si aspetta, il sistema potrebbe utilizzare anche un sistema di data mapping per determinare come aggiustare dinamicamente la difficoltà, uh, rendendo ad esempio alcune porzioni del gioco meno difficili. Quindi tutto quello che alla fine noi diciamo... Uh, e alle volte soprattutto ci si lamenta che cavolo quella partita è quel game avevo il game contro il gioco contro cioè qui è esattamente spiegato il tutto il processo di decision making che sta alla base della creazione del software FIFA qui vedete ci sono anche uh, degli algoritmi molto simpatici degli schemini che se volete uh, potete anche andare a recuperare e questo qui è proprio il modello depositato da Electronic Arts per quello che è il suo videogioco calcistico ed è un brevetto, quindi l'hanno fatto appositamente perché se io domani mi invento e voglio fare un gioco di calcio non posso andare a riprendere questi, uh, questi modelli, dovrei pagare il brevetto ad EA per poterli utilizzare quindi quello, questo è proprio il loro sistema chiaro, tondo, specificato e che parla di difficoltà dinamica Adesso la causa di cui vi ho parlato in precedenza non solo ha ripreso in mano tutta questa situazione, ma in più ha aggiunto che questa difficoltà dinamica in realtà sarebbe stata implementata appositamente all'interno del game, non per andare ad aumentare l'engagement dell'utente, ma per spingere invece l'utente a shoppare, a comprare crediti, FIFA Points, valuta, uh, FIFA Points che ti fanno fare crediti e di conseguenza cercare di... Soverchiare in questo modo quella che è la difficoltà dinamica che sembra diventata eh, opprimente. Quindi è tutto un meccanismo che è dichiaratissimo ed è disponibile sul web, raga, io guardate faccio anche copia così me lo ricordo, lo salvo e lo metto nella descrizione del video così se magari siete mh, affini all'inglese ve lo potete andare a leggere tutto quanto questo, questo documento, perché secondo me è molto molto in, interessante e come potete vedere è in applicazione dal 2016, quindi uh, ormai più o meno da, mh, da FIFA, no scusatemi dal 0, no, ok, no, 2016, ok, c'è una data al contrario, dal 2016, quindi da FIFA 16. Più o meno, e insomma, quindi, mh, grossa curiosità da parte mia nel vedere come andrà a finire questa causa. Perché, qualora il giudice dovesse, pronun dovesse pronunciarsi contro EA, sarebbe costituirebbe un grosso precedente, potrebbe dare il via anche secondo me a una bella class action nei confronti del colosso canadese. E chissà, poi non so se avete visto. Foot è stato bannato da Belgio Olanda per loot boxes. Quindi, magari, se ne volete, fatemi sapere nei commenti, posso portarvi un video su quell'argomento. E nulla, spero raga che siete arrivati in fondo a questo video perché io mi sono divertito a registrarlo perché eh, insomma è un video molto interessante secondo me. Ehm, fatemi sapere soprattutto che ne pensate se ne eravate al corrente, lasciate un bel like raga mi raccomando come al solito. E in più, vi ricordo di iscrivervi al canale perché stiamo crescendo a bomba e siamo quasi vicini ai 10k. Cioè, in realtà, siamo molto vicini. E nulla, ragazzi. Io vi saluto. Ci vediamo ogni giorno in live sulla piattaforma Viola. Non mi resta che salutarvi. Ciao, ciao.